Ciao amici di Retro Edicola, bentornati al club. Oggi un nuovo video e esploriamo per la prima volta i giochi DOS. Soprattutto mettiamo via questo, se no mi prendete per un guerrafondaio. Eccomi, parliamo di Prince of Persia, il primo gioco DOS del nostro format. Prince of Persia è l'ABC del videogioco, un titolo importantissimo. Iniziamo subito facendo ammenda. Quando uscì nell'89 Prince of Persia, io avevo giustamente scaricato il gioco in anteprima dalla BBS, tanto ormai il reato è andato in prescrizione. Purtroppo il dischetto che avevo fatto era marcio e quindi il gioco partiva solo la presentazione. Bollai subito il gioco come sì, bella la presentazione, ma non meritevole. Grave errore. Nei giorni successivi venni tempestato di chiamate dagli amici: oh, ma questo Prince of Persia è bellissimo, devi giocarlo. Mi scendai in negozio a comprare una copia e per fortuna riuscii a recuperare il gioco. E sì che dalla Brotherboom dovevo aspettarmi un tiro gobbo, perché all'inizio i giochi sono un po' bruttini, sembrano quasi che non meritevoli, eppure gli dai giusto il suo attimo di esprimersi e tirano fuori il loro cuore maligno. Giochi belli ma che non ti permettono di smettere di giocare. Penso a Wing e altri giochi che quando inizi a giocare veramente non puoi smettere. Torniamo a Prince of Persia. Prince of Persia è un capolavoro di Jordan Mechner, interamente realizzato con la tecnica del rotoscopo. Come abbiamo visto per fare in Days, la tecnica del rotoscopo prevede un filmato registrato sotto e sopra ci fanno la grafica. A differenza di Fire and Days, che nasce come prodotto di animazione, qua Jordan Mechner usò questa base per animare il personaggio. Questo comporta un gameplay molto particolare, direi unico. Mentre normalmente quando nel videogioco noi comandiamo il nostro avatar, destra vuol dire destra, vado a sinistra subito, il personaggio va a sinistra, o salto e cado nel mentre faccio delle azioni, così in Prince of Persia non avviene. Il tutto ha un legame empatico, ferreo. Se io dico al personaggio torna a destra oppure vai a destra e poi vai a sinistra, lui non lo farà immediatamente, punterà i piedi, farà ancora qualche passo e poi si darà uno slancio per tornare nella direzione corretta che gli abbiamo indicato. Come se una persona gli dico ehi vieni qua, di botto lui dovrebbe girarsi e animarsi per fare l'azione. Questo dà un contatto molto forte con il nostro alter ego e diventiamo tutt'una, quasi meta referenziale, proprio come avviene nel romanzo apocrifo di Victor Palevin Russo. Il personaggio è dentro un videogioco e sa di esserlo. L'interfaccia di gioco a sua volta è molto particolare. Innanzitutto non c'è musica. Una volta finita l'intro, tutto quello che sentiremo saranno i nostri passi, le urla quando il principe cade, il clangore delle armi, e tutto con un'interfaccia minimale. Tutto quello che ci sarà a video saranno solo la nostra energia, espressa con tre triangolini, mutuato da un vecchio gioco di Mechner che era Karateka, e il tempo che scorre. Quello che non vi ho detto è che dovete salvare la principessa di questo gioco in soli 60 minuti. Potete morire quante volte volete, ma il gioco finirà inesorabilmente dopo 60 minuti. Questo gameplay quindi porterà inesorabilmente a esplorare il labirinto molto lentamente. Inizialmente poi faremo passo passo, cercheremo di evitare ogni trappola e quindi ci renderemo conto che è impossibile finire il gioco in così poco tempo procedendo lentamente. Quindi ci lanceremo in questo labirinto, un labirinto che è come il noto labirinto di Escher. Quindi non c'è un sopra, un sotto, un destro, un sinistra. Non c'è neanche un'indicazione a video dove dovremo andare. Dovremo cercare la via giusta nel minor tempo possibile, il più velocemente possibile. L'impresa è disperata. Ovviamente il gioco si evolverà man mano che passerà il tempo. Dal labirinto sotterraneo tutto pieno di mattoni si passerà alle sale importanti del castello, quindi dà un senso di verticalità al nostro incedere nel gioco. Quello che non abbiamo ancora parlato è che non dovete solo evitare le trappole, gli spuntoni, fare salti al millesimo o appendervi a cornicioni e lasciarvi andare nel vuoto sperando di trovare un appiglio, ma ci sono anche i combattimenti. Infatti nel gioco ci saranno dei feroci saladini, nonché non morti, quindi scheletri, che dovremo affrontare a suon di spada. E tutto il gameplay cambia, perché non sarà solo una semplice arma che brandiremo alla bene meglio, ma ci sarà un vero sistema di combattimento. E tutti i tasti verranno rimappati e ci sarà la stoccata, la parata, il colpo basso. E se i primi saranno abbastanza veloci, sarà facile fregarli, andando avanti i nemici saranno ostici, i duelli saranno tiratissimi, anche perché il tempo scorre senza pietà.
Ovviamente su Fritz of Persia c'è molto altro da dire, non vi voglio fare degli spoiler, ci sarà anche la nostra Nemesi che uscirà in un momento topico del gioco. Fritz of Persia, oltre che su DOS, è uscito anche su Amiga e su tantissime altre piattaforme con grafica più o meno ristilizzata, ma secondo me la versione DOS resta un capolavoro nella sua semplicità. I comandi sono perfetti da tastiera, la grafica è semplice e bellissima, le animazioni create da Mechner sono perfette, un gioco che vi consiglio di provare assolutamente. Quindi abbiamo detto tutto del gioco, io riprendo il mio bellissimo fucile che vi invito sempre a scrivermi se sapete dove l'avete visto e salutiamo ancora il nostro scrittore Palevin. Ciao Russia e alla prossima, ciao!